Questa sera il giornale uno dei giornali di cui parleremo è il New Scientist, che in questa copertina vede questa bella figura di questa statua bellissima che si sgretola, parla proprio di una special report, una cura per l'invecchiamento, no? E parla di quelli, il titolo è molto accattivante, no? Uno così spende i suoi 10 euro, 7 euro per la rivista. E dice quali sono i farmaci che possono mantenerti giovane. Questo è molto interessante. C'è un articolo in mezzo che ci spiega un po' di queste cose. A parte, diremo, alcuni discorsi così, questo non è un po' un giornale scientifico, un giornale tipo, diremo, è un giornale inglese, tipo Focus italiano, però un po' più bello di Focus, però in realtà non è un giornale profondissimo, però in ogni giornale noi troviamo dei concetti interessanti. Qui il concetto che troviamo, che mi è sembrato molto molto bello, è il concetto della parabiosi. Cos'è la parabiosi? La parabiosi è che se noi mettiamo vicino due persone, due individui, due esseri viventi, questi esseri viventi pian pianino, diremo, si accomunano, c'è proprio un passaggio di energia e un passaggio anche di reattività immunologica tra loro due. Ecco, quindi è un discorso che alcune volte lo notavo, mi ricordo un tempo fa, quando delle volte tu stai vicino, ci sono dei vecchi disegni del Settecento che per me tu stai sempre con un cane, più o meno ti viene la faccia del cane, stai vicino sempre a tua moglie per 60 anni, più o meno diventi simile sotto alcuni aspetti anche a tua moglie. Però ecco, queste sono cose tanto per ridere, no? Però qui si dice che hanno fatto degli esperimenti sui topi, per esempio, se noi mettiamo un giovane topo, insieme con uno vecchio, abbiamo il ringiovanimento del vecchio e l'invecchiamento del giovane. Quindi c'è un passaggio di questo tipo. Quindi dove meditate sulle persone con cui state sempre insieme. Ecco, quindi verrebbe da dire che ci converrebbe sempre stare insieme con qualcuno di giovane. E cito sempre Catone il Censore, il quale, pur avendo un caratteraccio terribile, essendo uno dei uomini più antipatici della storia, però non disdegnava, insomma, lui diceva, ma lui che era anche un grande studioso, e quindi aveva scritto in una casa proprio i libri di studio di suo figlio, no? E lui che era un grande studioso dice, dopo tutte queste ricerche, l'unica roba che veramente ringiovanisce, non solo le pozioni di Galeno, cioè la parte che Galeno è venuto molto dopo, non solo le pozioni dei medici greci che c'erano a Roma a quel tempo, ma era l'alito delle vergini. Ecco, lui quindi andava a letto con un paio di vergini, di schiave, purtroppo a quel tempo era così, e l'alito, cioè, non so se poi si limitasse all'alito di queste giovani, lo manteneva giovane, tanto che lui è morto poi. Nonostante avesse fatto 1000 battaglie, fosse stato ferito 50 volte in guerra, cioè, è morto poi a più di 80 anni, che per quel tempo, insomma, era ragguardevole. Alita oggi, alita domani, poi lui comunque aveva avuto anche un figlio da una di queste fanciulle, e prova l'età di 81-82 anni, ha avuto anche un figlio, quindi vuol dire che non c'era solo l'alito. Quindi questo aspetto comunque l'ha reso, no, questo io riferisco solo, non è che questo voglio indurre i miei amici qua a fare questo, però io riporto solo relata refero, come dice l'antica, cioè all'ambasciatore non si porta pena, no? Io vi dico com'è il discorso. Qui poi dice addirittura che, andando avanti con l'esperimento, che se noi prendiamo il sangue di un animale giovane e lo mettiamo in un animale vecchio, no? Le cellule, e questo poi ho riportato, no? Del cuore, del cervello, dei polmoni, delle ossa, di tutto il corpo si rinnovano, c'è proprio un ringiovanimento generale. Quindi, capito? E quindi cosa vuol dire questo? In realtà non sono le cellule che invecchiano, ecco, questo l'ho detto altre volte, ma è l'ambiente intorno alle cellule che invecchia le cellule, capito? Questo è un concetto molto importante. Quindi le cellule sostanzialmente. E anche questa idea dei telomeri, sì, è una delle teorie, però in realtà si è visto che la cellula in sé, se viene mantenuta in un ambiente sano, ricco di ossigeno, ricco di nutrienti e così via,
teoricamente è una cellula che può sopravvivere molto molto a lungo. Ovviamente l'ambiente intorno alla cellula, per esempio, c'è tutto un concetto, no, che, di cui vi parlerò tra poco, no, che è anche quello per cui, per esempio, in un ambiente sano le cellule non sopravvivono, e se le cellule malate, acciaccate e senescenti, però vengono liquidate, perché quindi le cellule senescenti sono cellule che disturbano le altre cellule, e quindi questo è un concetto. Quindi poi si è visto anche nei giovani, perché si può iniettando, per esempio, cosa che chiaramente iniettando sempre da questo articolo del sangue del funicolo ombelicale della persona, noi possiamo, diremo, ringiovanire la persona stessa. Ecco, qui il funicolo ombelicale di una persona che sia nuovamente geneticamente compatibile con te. E quindi questo è interessante. E quindi è un discorso. Qui, per quanto riguarda poi il discorso anti-aging, qui parla di sostanze che noi già conosciamo. Una di queste, per esempio, è la quercetina, di cui abbiamo parlato, e quindi allora abbiamo anche questo dato che ancora una volta ci ricollega il Covid e l'invecchiamento. E quindi abbiamo parlato della quercetina in passato, quindi la quercetina è molto importante. Poi altre cose, ci sono queste, io vi cito adesso alcune sostanze che poi vi andrete naturalmente a studiare, e da cui capiamo, da queste sostanze, che la chiave dell'invecchiamento è l'infiammazione. Noi invecchiamo infiammandoci, quindi noi potremmo anche prevedere se stiamo invecchiando rapidamente facendo un semplice esame del sangue, che è la proteina C-reattiva, la PCR. Poi facciamo l'esame dell'elettroforesi, guardiamo il livello dell'alfa 2 e possiamo capire se abbiamo un livello infiammatorio e stiamo invecchiando. Quindi, diremo, non a caso c'è un farmaco che vi segnalo perché è molto interessante, che si chiama Sirolimus, che questo è il nome commerciale, ma sarebbe la rapamicina, la quale, diremo, è un farmaco che blocca l'invecchiamento in tutti i suoi aspetti. Si chiama rapamicina perché questa sostanza è stata ricavata da un microbo, da un batterio che è stato trovato sull'isola di Pasqua, che poi si chiama Rapa Nui, no? E quindi vediamo questa rapamicina. E questa rapamicina ha l'effetto di bloccare una struttura importante del nostro organismo che si chiama Mammal Target of Rapamicina, mTOR si chiama, che è il fattore che determina infiammazione, invecchiamento, cancro, eccetera, eccetera. Quindi questa sostanza in realtà è un immunosoppressore, quindi capite che in realtà noi invecchiamo infiammandoci, e il nostro sistema immunitario, che sbaglia a una certa età, determina poi l'invecchiamento e la morte. Quindi questo immunosoppressore che è usato anche per preparare agenti e trapianti, è in realtà un potente fattore di preservazione della longevità. Quindi uno dei primi fattori di longevità è quello di non infiammarsi. Tutto ciò che crea infiammazione, è negativo. Può essere questo l'alimentazione, per esempio, ricca di solanace, pomodori, peperoni, tutto ciò che è infiammatorio. Può essere certamente un eccessivo, per esempio, anche esercizio fisico, che non ben compensato con degli integratori crea una infiammazione tessutale, e via via tutta una serie di problemi legati, non so, all'insufficienza renale, all'insufficienza respiratoria e così via. L'altra cosa interessante, oltre a questo primo rimedio, è anche un fungo, di cui ho parlato tantissime volte, che la molecola scientifica si chiama Monorden, no? Però se poi uno va a guardare cos'è questo Monorden, è un prodotto che si ricava dal Cordyceps. Allora, voi sapete che io sono un grande appassionato di funghi medicinali, e questo Cordyceps, che si usa normalmente per la prestanza virile, ma si usa anche per l'antidepressivo e si usa anche come antivirale, soprattutto nei confronti dell'epatite B, e non si è testato in altri virus, questo fungo è un fungo
anti-aging, quindi allora abbiamo queste due sostanze già molto importanti, provatamente anti-aging. Quindi voi, uno dice io sto bene, ma dice ma mi prendo, ecco, dei cicli. Io ho fatto anche una formula di un prodotto che si chiama Phytocorger, l'ho anche migliorato, come spesso faccio, il fungo con delle sostanze vegetali che lo attivano, e questo è certamente buono, fa dei periodi di attivazione, periodi di ringiovanimento. Quindi ancora una volta l'età, cioè l'invecchiamento non è ineluttabile. Certe volte l'invecchiamento ce lo vogliamo noi, perché non facciamo l'esercizio fisico correttamente, non facciamo la dieta corretta, e anche non ci prendiamo il tempo di studiare, non ci prendiamo il tempo di seguire per esempio la masterclass e di imparare cosa dobbiamo fare per stare bene. Questo è il concetto. Quindi capite che voi, che siete gli eletti della masterclass, non avete problemi, quindi avete già degli elementi importanti in questo senso. E poi, no, volevo dirvi un'altra sostanza, che è la minociclina, che è questo è un antibiotico, come dice il nome, un po' della stessa famiglia delle penicilline, e questa minociclina, diremo, è un grande antinfiammatorio e anche un soppressore del tumore. E quindi questo cosa si vuol dire? Questo vuol dire che non dobbiamo aver paura dell'usare l'antibiotico, per delle volte se c'è una situazione batterica, infiammatoria. Naturalmente bisogna usare l'antibiotico giusto al momento giusto, però tra tenere un organismo infiammato con un microbo attivo eccetera, e usare in maniera razionale l'antibiotico. Poi quando noi diciamo antibiotico, questo qui non è altro che un fungo. La differenza tra quello di prima che abbiamo citato, il corcio, è un macrofungo, questo è un microfungo, però sempre di funghi si tratta.